quello che posso dire è che è un film che mi è molto caro. È un film che si doveva fare 6 anni fa, quindi prima di Gomorra. Lo dico perché sicuramente qualcuno di voi può accostare le due pellicole, anche se sono molto diverse tra loro. Quello era un film più, diciamo così, anche all'episodio, molto duro, molto forte. A me è piaciuto moltissimo. Questo è un film con un andamento più classico, con un protagonista dall'inizio alla fine che racconta la storia. Si sa dall'inizio come andrà a finire, e non bene, credo che ormai lo sappiamo tutti, ma non è un film triste, anzi è un film forse anche un po' leggero ogni tanto, nel senso che questo ragazzo, che il film racconta la sua ultima estate, era un ragazzo pieno di entusiasmo. Ma di interpretazione, chiaramente, è una persona che non c'è più, sì, abbiamo ricostruito immaginando le ultime giornate, le ultime ore della sua vita, immaginando un po' e un po' rifacendosi agli atti del processo. Chiaramente lì c'è un intento proprio prettamente politico, etico, civico di restituire l'immagine di un precario, pagato poco, privo di garanzie, che fa con passione il proprio lavoro. Niente di più, niente di meno di quello che poi succede a te, quello che fai te. Si parla di te, te, proprio te, no, te ipotetico, te dietro la camera, te. Non è ancora giornalista quando comincia il film, sta per diventare alla fine del film. E questo veramente era il suo grande sogno, perché pensava in questo modo di poter fare qualche cosa di buono per questo paese. Oggi i giornalisti, l'abbiamo visto, sono un po' sullo spiedo, anche perché molti di loro non sono capaci di fare bene il proprio lavoro, questo dipende da tantissime cose, ma ce n'è ancora qualcuno che rischia sulla propria pelle, che qualcuno debba essere costretto a mollare il suo sogno, la sua grande ambizione semplice e bella per questo, e la dice lunga sulla tristezza in certi casi in questo paese. E questo non è un paese per giornalisti, giornalisti è un paese per giornalisti impiegati. Qual è la differenza? Non vale soltanto per i giornalisti, vale anche per me, vale anche per gli attori, vale anche per gli avvocati, vale anche per i medici. Ci sono i medici medici e ci sono i medici impiegati. Quante volte c'è successo di incontrarli. Quindi è un po' quella scena lì rappresenta veramente una parte di questo paese, di quelli che si sono accontentati, di quelli che sono stati ingannati, di quelli che sono stati disillusi e di quelli che hanno pensato che fosse preferibile accomodarsi per non fare sforzi, ma per riuscire ad andare avanti comunque sull'onda facile del facile successo. Beh, in realtà Libero di Rienzo è nato invece proprio a Napoli. Certo, vivendo a Roma ha perso forse un po' della cosa, però era anche, no, cioè, di non fare proprio il dialetto napoletano così forte. Probabilmente per un napoletano vero, verace, si accorge che non è proprio la dizione esatta la sua. Però l'attore napoletano per fare perfettamente quella parte non c'era, e lui mi sembra emozionante per altri motivi. Non stiamo proprio attenti al dialetto, al modo di parlare, ma stiamo attenti all'emozione che comunica. È più facile quando devi fare delle cose forti con un dialetto, con una caratterizzazione o fisica o verbale, insomma, altra da te. È molto più semplice come lavoro attoriale, è molto più difficile fare se stessi. Se dovessi fare un ragazzo romano di oggi, non sapeva da che parte cominciare. Per cui in realtà quello è un viatico molto forte, un tipo di napoletanità precisa, quella di Giancarlo, ricca, per bene, colta, legale, non vicina all'intrallazzo, civica, molto civica. È una cosa precisa, io faccio dei parenti là e lui è proprio tale e quale a un mio cugino, per cui per me è stato anche particolarmente semplice. Il fatto che Paolo Siani poi, oggi, fratello di Giancarlo, mi dica ancora che vederlo lo emoziona tantissimo, e in tante cose, per esempio nel modo di camminare, nel modo di toccarsi il bottone della camicia a un certo punto, in certi gesti gli sembra di rivedere
Il fratello la dice molto più lunga sul fatto della veridicità del modo di parlare che mi interessa fino a un certo punto. La formalità della marca per Portapace, ecco. Grazie.